Ciao, non ti scoprire niente, accendiamo la mia doccia, va? No! Vai qui, zitto! Se non qualcuno in giro ce l'hai! Smetto di vedere quella che dico! Ok, sei tu quello che copia bene, adesso dirò qualcosa di attuale che farti smettere. Medusa, Angelica, Aston, ha passato diverse ore. Parte! Wow! Non sono più legato! Quizwood, una cosa da sul serio, basta! No, tu sul serio, cosa? Smettila! Vabbè, ma solo perché ho paura che Novaiso potrebbe trovarci. Troppo lasci qui per sempre. Quindi le voci sono vere. Nella Skelding c'è uno spirito maligno in cerca di nuove vittime. Perché non è uno Novaiso non è uno spirito che ti aiuta con le task, ma uno spirito che è trappolato tra l'aldilà e l'aldiqua. Cavolo, se fa paura. Il fatto è che prima non era così. Vaisor era un tipo qualunque, come noi. È davvero per la prima volta che sento questa storia. Tutto iniziò un ragazzo di nome Aiden, faceva in giro al mercato delle pulci. Non aveva molti soldi, quindi voleva trovare un cortile per lavorare o giocare. Dovevano fare qualcosa che costasse così poco. Non finì bene, dovette pagare con la vita. Wow, guarda qua che roba. Ciao! Ultima versione del campo del gaming. Stasera. Ah, figo! Dunque, sei tu che lo vendi? Che tipo di computer sarebbe? Non c'è nessun marchio sopra. L'hai mai avuto al centro del fatto in casa? Weekend a Ferrara. Funziona, 100%. Te lo giuro, ragazzi. Prova il nuovo titolo Among Us. Among Us, ma sentito? A dire, non l'ha mai sentito, era il 2018, prima ancora che spopolasse. Fidati, ragazzo, già si spopolerà tra i più popolari, tra i popolari, forza, eccetera. E provane uno. Oh, che figata! Forse un danino violento. Ovvio che lo è. Among Us è un gioco di inganno, amici. Alcuni giocatori sono impostori e cercano di eliminare tutti l'equipaggio, mentre questi ultimi indagano nel trovare gli assassini. È multiplayer, che figata! Sì, lo è. Come sai, sembri un bravo ragazzo. Prendilo pure, dai. Aspetta, me lo stai semplicemente cedendo? Certamente, saprai. Passaggi molto tempo rispetto a me. Chiedilo come un regalo. Wow, beh, grazie, signor Duncan. Signor Duncan. Ok. Sono stato cresciuto da un quartetto, poi lo so bello. Beh, grazie tanto, signor Duncan. Ci vediamo. Io credo che non accadrà. Infatti, io penso che non vedrò più nessuno. Così Aiden tornò al suo dormitorio. Quella sera doveva andare a una festa, ma invece decise di montare il suo nuovo PC per iniziare a giocare. Quindi ha deciso proprio non vai venire festa più grande mai organizzata, ci saranno un sacco di belle pupe. Ma ne sei sicuro? Tutti quanti sembrano identici in queste tute spaziali. Cosa? Lo capirai. Allora, diciamo che non mi va proprio, sarò qui a giocare un po'. E va bene, fai come ti puoi, ma non mi aspettarmi lo zaino, io e la mia band saremo stasera. Così no. E va bene, proviamo questo gioco. Meglio cambiare il nome. Quale razza di idiota mi interessa il giocatore? Ok, impossibile che tu conosca quello che hai detto. Mi lasci finire la storia, va? Bene. Novaisor. Ma che razza di nome è? Nome strano, potrebbe essere qualche glitch. D'accordo. Ok, questo è strano, ma che succede?
Succede niente, modifica l'aspetto che pena. Ma casa... No, vai, solo che qui c'è qualcosa di strano che non va. Ricominciamo, chiamiamo Lobby, va. Questo gioco ha anche una chat vocale. Ok, è stato un errore. Andiamo. Bene. Questo posto è da pazzi, ma almeno è riuscito a partire. Looks like I need... Sembra che il limitaschi si trovi da questa parte. Ehi, ma cosa? Cavolo! Proviamo di nuovo. So this... Sembra una specie di loop, ma fa parte del gioco, per caso. No, qua c'è qualcosa che non quadra. Dove è l'uscita? Ma che cosa? Sono queste cose? Ehi, liberatemi! Che foggi, può bastare. Quel Duncan non mi ha detto che non gioco horror. A quanto pare sembra che la festa sia iniziata da poco. Mi sa che fare un salto. Sì, questo è decisamente meglio di quello stupido gioco. Sarei dovuto venire molto prima. Ok, grazie. Prima di suonare il prossimo pezzo, ho una sorpresa per il mio migliore amico e compagno di lista. Vieni qui, Aiden. Davvero? Certo. Secondo te, per qui prima ero così insistente. Vieni su, dai. D'accordo. Leggi questo. Fai in modo che tutti possano sentirti. Cosa? Ma che... Che c'è? Subito anche questa cosa. Un attimo. Un attimo, è rimasto chiuso. Vuol dire che si è sempre rimasto dentro al gioco. E questa cosa è scioccante. Secondo la leggenda, ero dentro il gioco tutto il tempo. Può... Già, sì. Pensa che fosse un semplice contingente d'invario durante la creazione di stoffa. Provato a sistemarlo, ma non si è trovato modo per sopravvivere. In che senso? È una cosa rara. Nessuno sa cosa faccia... Apparire Novisor. Se giochi sulla mappa Skeld è probabile che lui ti tenga d'occhio seguendo come una preda. Senti presente. E ti renderebbe di nuovo Novisor. Che tanta malizia. Oh, guarda, quella è la luce. Grazie mille. Oddio. Certo che c'è una dura interpretazione della storia. Già hai ragione. Beh, insomma, chi non abbia il fantasma. Beh, non esiste. Già, fratello. Invece dovresti. Provato.